Siamo stati al cinema, adesso rientriamo a casa e andiamo da Sayuri. Mazza che occhiaie che c'ho. Che hai fatto? Dovresti fare un vlog adesso al volo su The Avenger. Ma adesso dici tu qualcosa dentro Se lo devi montare subito, mandarlo subito online perché The Avenger quando è uscito finisce il adesso film? il 22 aprile. Beh, è uscito già da un po'. Però eccola. Ciao, vieni qua patata, vieni qui. vieni. Ciao, ciao. Ecco, ci sta cazziando, te lo dico, questo è un rimprovero. Accendi la luce che non. Patata! No. Ciao! 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 Sì, sì! Guardi come muove velocissima la coda! Ci ha cazziato, ci ha rimproverato della serie ciao. Dove cavolo siete stati questa sera? Madonna santissima, il mio supereroe, il mio cane super. Super dog, super elastic dog. Lei è elastica, lei è elastica. Sayuri, però adesso basta, gestisci l'ansia della separazione. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Brava, dai, sì, brava. Gestisci l'ansia, basta, basta, basta. Abbiamo messo di Age of Ultron, The Avenger, perché a me piacciono molto questi film. A chi non piacciono questi film? Solo a te non piacciono. Film, no, vabbè, dei supereroi, no, solitamente. No, non è fantascienza. Tratti da fumetti, tratti da fumetti, sì. Film tratti da fumetti. E infatti c'era pure coso. Frank Miller. Frank Miller. Frank Miller che... Sì, ma se mi inquadri... Così? Così. C'era Frank Miller che è il disegnatore originario di, credo, dell'Uomo Ragno sicuramente, non so adesso degli altri, però comunque c'è sempre, infatti c'era anche in questo. Dai, punti forza di questo episodio che si chiama Age of Ultron. Ultron. Ma io... punti forti, ma del film in sé? Di questo film che abbiamo visto stasera. Ma un po' come il primo, comunque sia molto, molto dinamico. Vabbè, molto punta tutto sull'effetto speciale, fondamentalmente. Oh, quello naturalmente, ovviamente, sai, parlando di supereroi, si punta sempre sull'effetto speciale, realizzato comunque sia il film, sempre molto, molto bello. Guarda, ti prego. Un quadro. Patata, adesso arriviamo. E, sì, molto bello, mi è piaciuto molto. Nonostante ho sentito qualche amico che è andato a vedere che non era rimasto soddisfattissimo. Perché? Non lo so, non, ho letto solo un commento di un collega su Facebook che... ho rotto la testa. Flavio, che diamine, ma ci vuoi stare attento? Queste già si tengono così. Tenda tecnologica. La stai mettendo al contrario. No. Sì. Allora... ecco, è storta, diciamo, vabbè, è ancora storta, diciamo che può andare, ci sei? Sì, quindi stavo dicendo, sì, no, ho letto di un commento su Facebook di un collega che ha scritto che non gli era, che era rimasto deluso, invece io tutto sommato no, mi è piaciuta come al solito, cioè più che altro le caratterizzazioni dei personaggi le trovo sempre molto 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 azzeccate, adesso io non so precisamente se rispecchiano le caratterizzazioni dei fumetti, perché non sono, non ho letto moltissimo dei fumetti, però sta di fatto che la resa dei personaggi al cinema io la trovo molto molto azzeccata. Vabbè, poi escono comunque sia anche in film del genere, io ho notato un altro passo a livello di recitazione di Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Cioè, sì. Sì, sono di un'altra categoria rispetto agli altri attori, sì. Che comunque... Mm-mm. E poi vabbè, siccome hai detto te, trovo
impagabili le battute che si fanno loro durante il film. Sì, la parte comica tra La loro è parte di presa in giro meravigliosa. tra di loro è realizzata veramente molto molto bene. Anche con Capitan America, no? Tutti e tre insieme si prendono Anche tanto in giro. Sembrano tipo tre vecchi amici di scuola che si conoscono dai tempi delle Capitan scuole, America. Ma che si fanno perché battute hanno che si molto forte la loro conoscono. caratterizzazione del personaggio. Capitan Sì. America è sempre quello ligio, perfetto al dovere, il soldato tipico. Vabbè, ovviamente alla fine del film, perché uno non si deve alzare quando ci sono i titoli di coda, ma rimanere seduti quei 5 Comunque, minuti, ci considerando sta. quante persone c'erano durante il film e quante sono rimaste fin dopo i titoli di coda, questo trucco l'ha capito la metà, un buon 50% degli Fai anche spettatori. il 30. Sì, non mi. 40, dai, Guarda, chiudiamo mai al 30. segato, mai segato. Ah, scusa. E no, Sì, beh. cioè, la gente inizia a capire che in questo genere di film No, devi la gente inizia a aspettare capire, la se poi fine lo dei titoli di vedi, coda sì, perché se ti dà un poi, indizio sull'episodio ma se successivo. sei un amante dei film della Marvel, come Wolverine e quegli altri, vuoi entrare Posso anche entrarci te? Sì, se anche lo tieni in mano decentemente, io? ecco. Madonna, che Se uno è faccia! amante di questi film, a forza di vederli si rende conto che alla fine c'è sempre un piccolo indizio sul Sull'episodio film successivo, come ho successivo. detto io. Ti do una scarpata. No, dai. E quindi, Bene, sì, questa bello. era l'opinione La mia opinione. su The Avengers, The The Avenger Age of Ultron. Ultron. Bello, mi piace, mi è piaciuto. A te no. No, sì, mi è piaciuto. Non tutto, però sì, mi è piaciuto. Non tutto perché io esco da questo genere di film che mi fischiano sempre le orecchie. Perché gli effetti speciali a livello acustico, sonoro sono forti, a me danno fastidio. Beh, sono forti, però sono Giusti, per carità, ci giustificati dagli stanno. enormi combattimenti che ci sono durante tutto il film, è molto molto figo. Hulk poi fa bella parte. Bello il combattimento fra Hulk Non spoilerare, e. Si vede nei spoilerare. trailer. Vabbè, non spoilerare lo Non stesso, sto spoilerando scusami. niente, si vede nei trailer, io già lo sapevo che c'era. Sì, Già lo sapevi? se uno guarda i trailer se ne accorge. C'è un bel combattimento con Hulk, protagonista e. Una versione di Iron Man un po' pompata. Sì, adesso andiamo dal cane Andiamo da perché non Sayuri, dai, andiamo da dobbiamo abbandonare. Sayuri. Amore! Sì, ma si mette i baffi. Uccidilo, uccidi l'elefante cattivo. No, questo non è un elefante, questo è un Peppa Pig. Questo è un maialino. Questo è il suo nemico numero uno. Perché prima che lo rompesse, schiacciando qui, faceva tutto un verso assurdo. Madonna, che cane feroce! Un segugio, io non ho un cane, c'ho un segugio io. Madonna, Madonna. Guarda che cadi da lì, eh. Madonna, 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 Madonna
da me, lasciala, lasciala. Va bene, e con questo è tutto. Buonanotte, ciao.